Benvenuti. Oggi ci aspetta il secondo video della nostra serie sui medici, basata sulle analisi scientifiche che sono state fatte negli ultimi anni, riesumando uomini e donne della famiglia sepolti in San Lorenzo, a Firenze e anche in altri luoghi. Oggi il protagonista è il Granduca di Toscana, Francesco I de' Medici, con la sua amante, Bianca Cappello. Una coppia famosa, la loro relazione è stata uno dei grandi scandali e dei grandi pettegolezzi del Rinascimento. Ecco, il documentario mette in scena questa vicenda famosa alternando, come già nella prima puntata, momenti di analisi scientifica e momenti invece di fiction. Qui io devo esprimere un parere personale, i momenti di fiction non sono la parte migliore del documentario, perché c'è una cosa di cui forse si accorge soprattutto lo specialista. Qui nessuno ha la minima idea di come si comportavano e di come parlavano in pubblico i principi e i cardinali del Rinascimento. Questo è il tipo di fiction in cui il Granduca di Toscana riceve l'ambasciatore di Sua Maestà Imperiale e gli dice: ah, aspetti che le presento mia figlia. E l'ambasciatore dice: ah, ho portato un regalo. Ma non doveva disturbarsi, come se fossimo nel tinello di un alloggio di oggi. Quando invece i principi di quell'epoca si comportavano in pubblico con una regola precisa, era quella che gli spagnoli chiamavano il sosiego, da cui viene il nostro sussiego, immobilità, calma. La parola lenta, che fa cadere dall'alto le cose. Ecco, queste cose non se le ricorda più nessuno, evidentemente. Al centro della puntata di oggi, come della precedente, c'è un interrogativo fondamentale. Chi di loro è stato avvelenato e chi invece era l'avvelenatore? Ecco, è come una coazione a ripetere, i medici come i Borgia. E allora viene da riflettere a quella tendenza di cui soffriamo un po' tutti, a personalizzare le grandi famiglie. Come se tutti i membri di una grande famiglia della storia dovessero per forza comportarsi allo stesso modo, avere lo stesso carattere. È una tendenza diffusa che secondo me contribuisce anche al basso livello del dibattito pubblico sul Risorgimento, per esempio, in Italia. I Savoia. Prima i Savoia erano tutti eroi, salvatori d'Italia, re galantuomini, adesso per molti sono i maledetti Savoia. I Borboni. Prima erano degli infami tiranni, la vergogna d'Italia, adesso per molti invece i Borboni sono tutti grandi sovrani illuminati, da rimpiangere. Forse bisognerebbe dire una buona volta che non c'è niente che accomuna tutti i Savoia, tutti i Borboni, e neanche tutti i medici. I medici del Cinquecento, che vedremo oggi, sono molto diversi da Lorenzo il Magnifico. E invece assomigliano molto agli altri principi della loro epoca. Perché è l'epoca in cui ormai sono state abolite le libertà comunali, le autonomie locali. Si va verso il potere assoluto. E questi principi hanno paura. Hanno paura del popolo. Hanno paura dei loro stessi cortigiani, dei loro parenti, hanno paura del veleno, proprio perché vivono in un'epoca in cui ormai il potere non si basa più sul consenso delle masse. E allora viene in mente anche il proverbio arabo che cita il grande storico Mark Bloch: gli uomini assomigliano più al loro tempo che ai loro padri. Buona visione. Mi piace assaporare solo il meglio della vita. Questa relazione deve finire. Ho paura. Ho visto che sei sulla lista dei condannati a morte. Non v'è clemenza di fronte all'alto tradimento. Non vedete che egli ci sta ingannando? Firenze sarà mia. È un uomo imprevedibile. Mi odia. Il riposo eterno di un'importante dinastia è stato interrotto.
Le indagini proseguono ormai da anni. Un gruppo di ricerca internazionale è intenzionato a scoprire quanto c'è di vero e quanto invece è solo leggenda nella storia della famiglia Medici. Utilizzare i nostri strumenti e rivelare la verità. Questa è stata la sensazione di noi studiosi. Francesco è morto. Bianca anche. Ferdinando, fratello di Francesco, decide di prendere in mano la situazione e di sottoporre ad autopsia i corpi del fratello e della tanto odiata cognata. Signore, vi aspettano. Era necessario perché il sospetto di un intervento esterno nel provocare la morte del Granduca e della moglie poteva essere nutrito dall'opinione pubblica. Era una prassi comune usare il veleno per risolvere questioni politiche o familiari. Vostra Altezza. Avete preparato tutto? Non voglio che si pensi male di me. Rassicuratemi e ditemi che si tratta di malaria. Non abbiate timore, Vostra Altezza. Conosco bene i danni che provoca la malaria. Come altro spiegare la morte così improvvisa di mio fratello e di sua moglie? A questo punto viene aperto il torace e vengono l'addome e vengono ispezionate le viscere. Di questa autopsia esistono almeno due resoconti. Il primo, in latino, è quello ufficiale. Viene notato che alcuni organi mostravano dei danni particolari, ma la medicina del tempo, siamo nel 1587, non aveva una terminologia adatta, non aveva le parole per descrivere quello che vedeva. Questa è la milza. Il colore nero-grigiastro è tipico della malaria. Questi sono i report ufficiali, però sono venuti alla luce anche altri resoconti. E uno di questi, firmato da altri medici, forse non così vicini a Ferdinando, al nuovo Granduca, come i precedenti, dicono questi medici: noi abbiamo visto che le viscere erano state rose dallo stesso tipo di veleno. Non c'è alcun dubbio. Il vostro sospetto era fondato. Si tratta di malaria. Mio fratello dovrà essere sepolto a San Lorenzo.
la storia propone, anche a livello di documentazione, due diverse versioni dei fatti. L'autopsia ufficiale, malaria perniciosa, e queste osservazioni ufficiose dove si parla in effetti di veleno. Da qui in poi la storia prosegue in maniera diversificata per i due cadaveri. Il cadavere di Bianca scompare nei sotterranei, in una zona sconosciuta di San Lorenzo, da dove ancora non è venuto alla luce. Il corpo di Francesco viene deposto in una camera ardente per un mese. Soltanto dopo avviene la tumulazione a San Lorenzo, dove si trova la cripta Medicea, con un imponente sarcofago in memoria del Granduca, morto il 19 ottobre 1587, all'età di 46 anni. Per risolvere il mistero sulla reale causa della morte di Francesco, bisognerà cercare nella sua tomba. A indagare è la professoressa di storia della medicina Donatella Lippi. Si è trattato di malaria o di un omicidio? Il suo obiettivo è risolvere il caso di Francesco e Bianca, iniziato 23 anni prima della loro morte. Signora Cappello, sono immensamente felice che abbiate accettato il mio invito. E come potevo rifiutare? Confesso che ho dovuto penare un po' per riuscire a trovarvi. Le vostre pene sono state ripagate? Questo è certo. Sapete, qui accadono le cose più strane. Mi domando, cosa succederebbe se li fondessi con questa pietra? Provate e mostratemi il risultato. Sono graziosi. Ne terrò uno. Come ricordo del nostro nuovo incontro. La storia di Bianca non potrebbe essere più avvincente. Nata in una famiglia di aristocratici veneziani, all'età di 16 anni fugge a Firenze con il suo giovane amante. Sulla testa del suo innamorato pende una taglia, mentre Bianca viene cacciata via dalla famiglia, con conseguenti implicazioni diplomatiche. Bianca è costretta a sopravvivere con risorse limitate. Bianca Cappello aveva avuto la fortuna di conoscere il Granduca di Toscana e a diventare la sua amante. Questo ci dice che doveva essere una ragazza molto ambiziosa. E inoltre potremmo aggiungere che per sedurlo usò la sua bellezza. Pare che avesse i capelli del famoso color rosso veneziano e che la sua figura fosse piuttosto formosa, ma nel complesso era molto affascinante. Bianca diventa la favorita di Francesco, sua amante ufficiale e grande amore della sua vita. Francesco sta attraversando un periodo non facile. Nel 1564 suo padre gli ha affidato la responsabilità del governo con mansioni che lui non è particolarmente capace di assolvere. Francesco era una persona piuttosto introversa e timida. Coltivava diversi interessi. Ad esempio, nel casino di San Marco aveva installato delle officine artigianali e aveva anche un laboratorio alchemico-farmaceutico, perché questi erano argomenti che lo interessavano molto. Quello che ci affascina di più di Francesco è la sua figura così solitaria, appassionato di alchimia. Impegnato a trascorrere gran parte del tempo in laboratorio, all'improvviso si invaghisce di Bianca Cappello, che come ben sappiamo non era certo di rango sociale pari al suo. Questo rimane davvero un mistero. Una passione con un finale tragico. Dopo 11 giorni di malattia, i due amanti muoiono a poche ore di distanza l'uno dall'altra, nella villa di Poggio a Caiano. Ufficialmente a provocare la morte di Francesco e Bianca è stata la malaria,
ma la storica della medicina Donatella Lippi non è pienamente convinta. È difficile dire, a distanza di così tanti anni, con una certezza matematica, quali siano state le ragioni prime della loro morte. Personalmente, io reputo che sia estremamente sospetta una morte che avviene in modo così improvviso, così inaspettato, e che li unisce a distanza di poche ore nello stesso destino. Per la famiglia Medici è fuori questione che Francesco prenda Bianca in moglie. Suo padre punta a un'alleanza con gli Asburgo e combina un matrimonio tra suo figlio ed erede al trono e Giovanna d'Austria, la figlia dell'imperatore. L'incoronazione è il frutto di anni di strategie matrimoniali e servirà ad aumentare il prestigio della famiglia Medici. Francesco si inchina alla ragion di Stato e nel 1565 sposa Giovanna d'Austria. Signore, ti ringraziamo per il cibo che stiamo per prendere. Herr, wir danken dir für das Essen, welches wir zu uns nehmen. E preghiamo per quelli che non ce l'hanno und beten für alle, die nichts haben. Sì? Posso chiedervi una cosa, Altezza Imperiale? Spendereste qualche parola per i nostri ospiti al ricevimento per il matrimonio? Non ho dimestichezza con le vostre abitudini. Nella mia terra non è comune che la sposa si rivolga agli invitati. Ci farebbe grande piacere e darebbe un'immensa gioia a nostro padre. D'accordo, se è vostro padre che lo desidera. Grazie, Altezza. Per il matrimonio con Giovanna, Firenze è interamente rinnovata. Nascono nuovi parchi e per rendere omaggio alla sovrana vengono scolpite delle statue che hanno le sue sembianze. Le strade vengono ristrutturate, vengono montate facciate artificiali e nasce addirittura una nuova fontana. In tutta la città fioccano commissioni per sculture e nuovi affreschi. Francesco e suo padre non badano a spese né si risparmiano alcun fastidio pur di far colpo sull'imperatore. Molti dei Medici sono stati al centro di problemi quasi internazionali, oserei dire, perché dalla strategia anche matrimoniale derivavano poi conseguenze politiche, e penso alla povera Giovanna d'Austria sacrificata alle logiche del potere. Francesco voleva la conferma del titolo granducale, sposa una donna che non gli piace, che non ama e che tradirà ancor prima del matrimonio. Vieni a prenderla. Eccomi. A quanto pare, inizialmente, Bianca Cappello cercò anche di accattivarsi l'amicizia di Giovanna d'Austria. Ma qualcuno però portò a conoscenza di Giovanna che Bianca era diventata l'amante di suo marito. Questo è il mio pegno. Quella è la mia sciarpa. La custodirò io. E
Qual è il mio pegno? Io. Sono io il tuo pegno. Donatella Lippi inizia le sue ricerche nell'archivio della chiesa di San Lorenzo. Vuole scoprire dove sono custodite le spoglie di Bianca. Questo è l'unico modo per risolvere l'enigma dell'improvvisa morte di Bianca e Francesco. Ma il suo non è un compito facile, perché a quanto pare Ferdinando ha fatto seppellire sua cognata in una fossa comune. Quando uno dei funzionari della corte di Ferdinando gli chiese che cosa fare del corpo di Bianca, perché Francesco aveva già una prima moglie che lo aspettava nel mausoleo laurenziano, pare, vuole la tradizione, che Ferdinando rispondesse: fate quello che volete, ma non la vogliamo tra i nostri. Da questo punto la storia del cadavere di Bianca Cappello si interrompe. Ed è stato cercato nel corso dei secoli in tante circostanze, ma non è mai stato trovato. E anche consultando i registri, i libri dei morti, i sepoltuari, si trova la notizia della morte, questa sì, ma non c'è indicazione della sepoltura. Mentre di tutti gli altri morti di Casa Medici, in particolare di Francesco, si sa che sono stati sepolti in una determinata posizione, addirittura nelle piante è indicato il numero della sepoltura sulla mappa, del corpo di Bianca non se ne sa più niente. Francesco fa costruire un palazzo per Bianca nelle immediate vicinanze della residenza di famiglia. Nonostante il suo legame con la casa reale degli Asburgo, sulla facciata del palazzo fa affiancare allo stemma dei Medici quello dei Cappello. I due non fanno mistero del loro amore. Non si può certo dire che la nascondesse. E all'inizio aveva messo a disposizione di Bianca il suo palazzo in Via Maggio. Tutti erano venuti a conoscenza della loro relazione. Vostro fratello dimentica con quale famiglia ha a che fare la vostra. Sono stanca di questa continua umiliazione. È già sconveniente che mio marito mi tradisca. È necessario che lo faccia sotto gli occhi di tutti? Vi prego, cercate di capire. Presto verrà da voi. Ci vuole solo del tempo. Sarà vostra responsabilità fare in modo che Francesco non si faccia più vedere in pubblico con quella donna. Non vorrete certo che i nostri ambasciatori dubitino della nostra alleanza? Oppure volete che l'incapacità morale di questa corte diventi di pubblico dominio? Giovanna ha sempre avuto un ruolo più subordinato e poteva contare solo sul fatto di essere la sorella dell'imperatore e di appartenere agli Asburgo. Fece il possibile affinché Bianca Cappello non presenziasse a corte, almeno non pubblicamente, e finché non partecipasse alle occasioni di famiglia. Stavo cercando. Questo oggetto era in un disegno del maestro Da Vinci. A che cosa serve? Devi dondolarlo. È già la terza volta che Giovanna si lamenta di quello che fai. È contrariata, si confida con il padre e il fratello, invia loro quasi una lettera al giorno. Non si sente molto bene. Si riprenderà. Non è per questo. È per la ragazza veneziana. Bianca? È la mia amante. Sai bene quanto si è impegnato nostro padre per instaurare questo legame con l'imperatore. Anche nostro padre aveva un amante. Dopo la morte di nostra madre. Così danneggi la famiglia. Hai ragione. Bisogna dondolarlo.
Pensa al futuro. Il rapporto tra Francesco e Ferdinando era caratterizzato da una forte rivalità. Francesco era il primogenito e dunque tutta l'attenzione era concentrata su di lui. Ferdinando era più giovane di 8 anni ed era il 7° figlio, pertanto non aveva alcuna particolare prospettiva di carriera di fronte a lui. Eppure il fratello più giovane a preoccuparsi maggiormente della reputazione della famiglia Medici. Ferdinando sa quanto sia importante il legame con gli Asburgo e osserva preoccupato il fratello mentre danneggia il rapporto con la casa imperiale attraverso la sua relazione con Bianca. A lui, invece, è stata destinata una carriera ecclesiastica come cardinale a Roma. Ma Ferdinando rifiuta di prendere i voti. Vuole lasciarsi aperte tutte le opportunità per poter un giorno intraprendere una vita laica. All'età di 13 anni divenne cardinale, non perché sentisse una vocazione religiosa, ma per via delle macchinazioni politiche di suo padre, che sperava di conquistarsi una certa influenza alla corte di Roma. L'entusiasmo di Ferdinando per le responsabilità cardinalizie, però, era limitato. Da Firenze arrivano brutte voci. Potete parlare apertamente. La gente è oppressa dai pesanti dazi imposti da vostro fratello. Gli agricoltori faticano a pagare le tasse. In Toscana i campi sono incolti. Perché ha interrotto il libero scambio? Una decisione che danneggia tutti. Francesco è avido e non dà ascolto a nessuno. I consiglieri che hanno idee divergenti dalle sue vengono allontanati, uomini competenti che hanno servito mio padre lealmente. E voi non potete fare niente? Voi non conoscete mio fratello. Ferdinando possiede molte case a Roma e fa della villa sul Pincio la sua residenza di lusso. Questo obelisco si trova al centro dei giardini del Pincio ed è il simbolo delle ambizioni di Ferdinando, che aspirava a diventare un collezionista d'arte. Ma questo è anche un luogo che ha innescato conflitti, poiché per questi giardini era stato sperperato molto denaro. Nel 1583 Ferdinando chiese un prestito di 8.000 scudi al fratello Francesco. Erano molti soldi, basti pensare che quelle proprietà le aveva comprate per soli 14.000 scudi. In pratica la sua intenzione era di investirvi 5 volte di più del loro valore. Era giovane, frequentava molte donne ed era oberato dai debiti di gioco e sperava che sarebbe stato il fratello a ripagarli. Hai uno stile di vita dissipato. Perché dovrei saldare i tuoi debiti? Qualche amante in meno e riusciresti a farti bastare i soldi che ti do? Proprio tu dici queste cose. I miei debiti sono il risultato della tua avarizia. Tu hai paura. Paura che io possa comprare uomini influenti o soldati. Non essere ridicolo. Puoi anche andare. Non ti passerò neanche un fiorino in più. Ma anche gli interessi di Francesco sono costosi. Le casse dello Stato hanno dovuto provvedere loro malgrado più di una volta ai suoi esperimenti di alchimia. Nel 2004 a Firenze vengono riesumati i primi Medici. Nel 1947 archeologi e altri scienziati avevano già compiuto degli esami sulle salme, ma all'epoca il tessuto molle era stato rimosso dai corpi mummificati perché considerato un reperto inutile.
A riposare nella tomba tornarono soltanto le ossa ripulite e custodite all'interno di casse di zinco. Nel 2004, quindi, quando riaprono le tombe, gli scienziati sono presi dallo sgomento. Il tessuto molle è indispensabile per determinare una volta per tutte la causa della morte di Francesco. Francesco sicuramente era malato. Sappiamo che nei giorni in cui si trovava a Poggio Caiano soffriva di quella che le fonti chiamano scalmana, una forma di influenza, febbre, forse malaria. Sicuramente la malaria era endemica, quindi è plausibile che Francesco soffrisse di malaria. Però è difficile documentare altri tipi di sofferenza sulle ossa. La fortuna è dalla parte di Donatella. La storica, infatti, riesce a trovare qualche residuo di barba assieme ai resti di Francesco, tra le ossa contenute nella cassa di zinco. Una scoperta importante per la scienziata, dato che anche nella barba si possono trovare eventuali tracce di veleno. Ci forniranno tutte le prove necessarie e che ancora ci mancano, dal momento che abbiamo aperto una tomba già aperta in passato. Nel caso di Francesco I, potrebbero aiutarci a trovare tracce del veleno, ad esempio, o della presenza di batteri. Donatella Lippi porta al laboratorio il campione di barba per sottoporlo a un esame tossicologico. Ma qualora dovessero risultare tracce di veleno, sarebbero sufficienti a dimostrare che Francesco è stato ucciso? A Donatella serve assolutamente anche il corpo di Bianca per poter fare un controllo incrociato. Se nella barba di Francesco dovesse esserci del veleno, la spiegazione potrebbe essere anche un'altra. Francesco è un appassionato alchimista. Nei suoi laboratori conduce anche esperimenti con materiali tossici. Mette a punto procedure per liquefare il quarzo e prova a produrre la porcellana. Potrebbe darsi, quindi, che durante uno dei suoi esperimenti si sia accidentalmente avvelenato. Anche se Francesco è sposato, si tiene comunque stretta la sua amante, Bianca. Le accuse e le inimicizie non gli interessano. Siete qui? Ero con Francesco, come potrete immaginare. Cosa posso fare per voi? Conosco Francesco da 10 anni ormai e stiamo ancora insieme. Neanche il matrimonio con l'austriaca è riuscito a cambiare niente. Non potete rassegnarvi all'idea che Francesco e io siamo innamorati. L'amore è del tutto passeggero. Perché non possiamo ora pacificarci? Donatella Lippi è ancora in cerca della salma di Bianca. Le sue indagini la portano all'archivio diocesano di Pistoia. Anche Poggio Caiano appartiene alla diocesi di Pistoia. Lì Francesco e Bianca hanno trascorso i loro ultimi giorni e nei registri della chiesa trova delle informazioni che riguardano Bianca. È l'indizio decisivo. 2 vasi contenenti le sue viscere sono stati sepolti nella chiesa di Santa Maria a Bonistallo nel 1587, non lontano dalla Villa dei Medici. Bianca è ambiziosa e approfitta dei vantaggi della sua relazione con Francesco. Il suo matrimonio con Giovanna non la turba più di tanto. Quando Bianca resta incinta, ha finalmente l'occasione di donare a Francesco il figlio tanto desiderato.
casa dalla porta di servizio. Pare che il fagottino piangesse. Non dar retta a questi pettegolezzi. Don Antonio, il figlio di Francesco e Bianca, nasce nel 1576 ed è l'unico erede maschio del Granduca. Giovanna è in una posizione svantaggiata. Di tutte le persone è proprio l'amante di suo marito a dare alla luce il primo figlio maschio, anche se macchiato dallo stigma dell'illegittimità. Giovanna invece ha avuto solo delle figlie. Ma nel 1577 nasce Don Filippo. La famiglia tira un sospiro di sollievo. La dinastia ha finalmente un successore. La nascita di Don Filippino fu festeggiata con grandissima risonanza a Firenze, con doni alla cittadinanza, con feste, proprio perché era l'erede maschio. Dopo sei figlie, Giovanna adempie finalmente ai suoi doveri coniugali e regala al Granduca il settimo figlio, che sarà l'erede al trono. Ma le numerose gravidanze le hanno lasciato un marchio indelebile. La colonna vertebrale si è incurvata e il bacino si è spostato, con conseguenze fatali per Giovanna, che non supererà il suo ottavo parto. Il bambino non è nella posizione giusta quando iniziano le contrazioni e non c'è niente che la levatrice possa fare. In una situazione tanto disperata, interviene in aiuto un medico. Il chirurgo arrivò e non poté fare altro che accertare la morte del bimbo. In questi casi la prassi chirurgica prevedeva che venisse estratto il feto dall'utero materno, e così venne fatto tra dolori atroci. Giovanna soffriva moltissimo e dopo poco tempo Giovanna morì. Nel 1578 Giovanna viene sepolta con tutti gli onori nella tomba di famiglia dei Medici. Francesco e Bianca ora sono liberi. Quando Francesco iniziò a insistere sul matrimonio con Bianca, la sua amante, per Ferdinando fu una catastrofe, perché questo matrimonio non avrebbe contribuito all'ascesa sociale della famiglia. Francesco e Bianca si sposano in segreto dopo solo due mesi dalla morte di Giovanna. Vuoi tu, Francesco de' Medici, contrarre matrimonio con Bianca Cappello al cospetto di Dio? Al cospetto di Dio e della Chiesa lo voglio. Vuoi tu, Bianca Cappello, contrarre matrimonio con Francesco de' Medici al cospetto di Dio? Sì, al cospetto di Dio lo voglio. Un anno più tardi, il matrimonio viene annunciato e celebrato pubblicamente. L'amante di vecchia data diventa moglie legittima del Granduca. Bianca viene ufficialmente incoronata granduchessa nella sala del consiglio di Palazzo Vecchio. È lei la nuova prima donna. Un affronto verso tutti coloro che la considerano una spina nel fianco. Dalla loro corrispondenza si evince chiaramente quanto la pressione di Ferdinando su Francesco crescesse sempre di più fino al momento dell'incoronazione. Ferdinando fece tutto il possibile per scongiurarla.
Nonostante il suo rango sociale sia cresciuto, su Bianca continua a pendere l'infamia di amante. Guardate chi c'è, la nostra nuova granduchessa. È inutile che facciate piani ambiziosi. Non sarete mai parte di questa famiglia. Vi invito a cambiare tono, vostra eccellenza. Filippo, il figlio di Giovanna, ha bisogno di una madre, proprio come il mio. Non vi sopravvalutate troppo. Un titolo non fa di certo un successore. Men che mai un suo pari. Lasciatela in pace. O volete che vi tagli i fondi? Dovete prendervi delle responsabilità, non solo nei nostri confronti, ma anche del nostro popolo. Dovrei preoccuparmi del popolo. La coppia si ritira sempre più da Firenze, trascorrendo gran parte del tempo nella tenuta di campagna dei Medici. Francesco e Bianca ne hanno abbastanza dell'ostilità che li circonda. Nel 1582, Don Filippo, il figlio di Giovanna, muore inaspettatamente. Per i Medici è una catastrofe. Ben presto si diffonde la voce che sia stata Bianca a far uccidere l'erede al trono. Le male lingue non hanno risparmiato a Bianca il sospetto di aver eliminato Filippo, perché Filippo sarebbe stato il legittimo erede del Granducato, ma Bianca aveva avuto un figlio da Francesco, Don Antonio, e sarebbe stata ben contenta di lasciare a lui l'eredità del Granducato. Grazie al teschio di Filippo, Donatella potrà determinare se si sia trattato o meno di morte naturale. L'erede al trono soffriva di idrocefalia, una condizione in cui si ha un accumulo patologico del liquido cerebrale. In realtà Don Filippino era un bambino malato, perché Don Filippino, che noi conosciamo anche dal punto di vista iconografico da diversi quadri, soffriva di una grave forma di idrocefalia che potremmo paragonare a questo caso, vale a dire un ingrossamento delle ossa del cranio tale anche da alterare la fisionomia del volto. Con la morte di Don Filippo, Ferdinando vede un'opportunità per sé. Ora è lui l'unico legittimo erede al trono della casa dei Medici. Se non esistesse Antonio, figlio illegittimo di Francesco e Bianca. Eccellenza, mi occorre la vostra opinione. Il figlio di mio fratello Francesco è morto di recente. Era l'unico erede legittimo al trono della nostra famiglia. Aspirate forse al Granducato? Deve accadere qualcosa. Francesco ultimamente ha dichiarato che il suo figlio illegittimo all'età opportuna. Sono certo che non passerà troppo tempo prima che lo presenti come suo successore. Il vostro cuore non è mai appartenuto a questi ambienti. La vostra strada è a Firenze. È lì che potrete avere più soddisfazioni. Voi capite cosa voglio? Mi era già evidente. I documenti degli archivi medicei ci aiutano a comprendere le regole della successione nella casa dei Medici. Per Ferdinando è inconcepibile che il figlio illegittimo di Bianca sia l'erede al trono. Eppure è proprio questo che è stato stabilito. Di fronte al consiglio della città, Francesco dichiara Don Antonio suo erede legittimo. A partire dal 1584, ad Antonio fu concesso il titolo di principe di Capistrano. Ciò vuol dire che vantava anche un alto titolo nobiliare. Nelle cerimonie di corte gli veniva già riservato un trattamento speciale e quando camminava per la città era scortato da guardie del corpo. Tutto questo indicava che sarebbe stato lui il successore. Antonio quindi costituiva una minaccia per Ferdinando, che sperava di succedere al fratello come granduca. Ho paura di Ferdinando. È imprevedibile. Lui mi odia. No, non temere. Non può farti niente.
La sua rabbia è destinata solo a me. E se ti succedesse qualcosa di grave? Che ne sarà di me? Che ne sarà di tuo figlio? Hai promesso che sarebbe stato lui il tuo successore. Devi rapacificarti con tuo fratello. Non vedi che si sta prendendo gioco di noi? Dagli tutto quello che desidera. La ricerca di Donatella ha dato i suoi frutti. È riuscita a trovare il vaso contenente le viscere di Bianca all'interno della chiesetta di Poggio a Caiano, luogo dove nessuno avrebbe mai immaginato di trovare i resti della Granduchessa. Ferdinando decise molto probabilmente di far scomparire il corpo di Bianca insieme a tutto ciò che l'aveva ricordata o che l'avrebbe potuta ricordare, le sue insegne, i suoi ricordi. Ferdinando ha veramente portato avanti una damnatio memoriae, ha cancellato la memoria della presenza di Bianca da tutta la città, e avere la tomba avrebbe voluto significare, primo, riconoscerle un ruolo, quello di Granduchessa, che lui non aveva mai voluto riconoscerle, e in secondo luogo creare un luogo per la memoria. Per 500 anni nessuno ha saputo dove fossero state portate le spoglie di Bianca dopo la sua morte. Il suo scheletro è ancora introvabile. Nessuno poteva immaginare che i suoi resti fossero stati sepolti in due posti diversi. Donatella è riuscita a scoprirne uno. Grazie alle viscere contenute nel vaso nascosto sotto il pavimento della chiesa, Donatella ora ha portata di mano la soluzione del mistero sulla morte di Francesco e Bianca. Ferdinando non è riuscito a cancellare la memoria di Bianca. Il cardinale senza voti deve agire in fretta prima che il figlio di Bianca venga ufficialmente dichiarato il successore. Ve ne andate? Devo. È giunto il momento che cambino alcune cose. La rabbia di Francesco è sconfinata. Siete cosciente del pericolo che correte? Sì, certamente. Ma non sono sprovvisto di protezione. In passato non si è lasciato intimidire dagli altri membri della famiglia. Dovete stare in guardia. Mi rapacificherò con lui. È il solo modo per riuscire nell'impresa. Alla corte di Francesco iniziarono a circolare voci sul fatto che Ferdinando volesse uccidere il fratello. Si dice che Francesco fosse molto nervoso e che a ogni udienza con il fratello si facesse assistere da uomini armati. Perché la guardia del corpo? Per la mia sicurezza. Io sono venuto disarmato. Voi le armi le portate nel cuore. Nel mio cuore porto solo voi. Perché non facciamo pace? È per questo motivo che sono venuto da Roma. Che il passato sia passato. Ripagherò i vostri debiti. Il vostro atto è un riflesso dell'amore di Dio. Come voleva Ferdinando, tutto sembra essersi appianato tra i due fratelli. La nuova pace fatta viene festeggiata nella villa di Poggio a Caiano.
Potremmo andare a cavalcare. Il bosco è pieno di cacciagione. Abbiamo aspettato tanto. Ormai non piove più. Verrò anch'io. Rientreremo per pranzo. Per amore della pace. Alla caccia. Ma saranno festeggiamenti dal finale tragico. Correva l'8 di ottobre del 1587, dopo il pranzo a cui partecipò anche il cardinale Ferdinando, quando si manifestarono i primi sintomi di quella malattia, dopo 11 giorni di agonia, durante la quale si manifestarono i sintomi più disparati, Francesco e Bianca morirono. Deve pure esserci una spiegazione per la loro improvvisa malattia. Le viscere di Bianca vengono esaminate in laboratorio. Il confronto con il campione prelevato da Francesco mette tutti d'accordo sui valori tossicologici. Il risultato è chiaro. Sono stati entrambi avvelenati. Aver trovato una sostanza che il cui spettro è quello dell'arsenico, diciamo con probabilità, ma diciamo, possiamo affermare che chiaramente l'arsenico è stato coinvolto. Era una quantità misurata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi ha somministrato l'arsenico non ha dato un'unica dose massiccia, violenta, tale da far morire subito Francesco e Bianca. Sarebbe stato troppo sospetto. Francesco stava male, aveva l'influenza, forse aveva anche la malaria, una febbre malarica. Quale migliore occasione per confondere i sintomi? La dose del veleno non era massiccia, ma si è andata sommando giorno dopo giorno, tanto da portarlo a morte, confondendo i sintomi con quelli della sua preesistente malattia. 11 giorni di malattia, durante i quali Ferdinando non resta con le mani in mano. Ferdinando deve aver elaborato un piano dettagliato su come prendere il potere a Firenze. Capitano, che nessuno veda mio fratello, nulla di ciò che accade in questa casa dovrà trapelare all'esterno. Mandate anche persone fidate ai nostri forti per prenderne possesso immediatamente in mio nome. Andate. Firenze sarà mia. Ferdinando ha raggiunto il suo obiettivo. Con lui, in Toscana inizia una nuova era. A differenza di suo fratello, il ritratto che la storia ci consegna è di un granduca moderato e giusto. Oppure è stato solo molto abile ad alimentare una buona propaganda. Si dice che i defunti debbano riposare in pace. Ma solo ora che gli scienziati sono riusciti a distinguere la realtà dalla finzione, alcuni membri della famiglia Medici potranno finalmente trovare la pace eterna. Il risultato di questa indagine è un miracolo, sicuramente, un miracolo, perché dopo 500 anni individuare questo piccolo frammento
in maniera così lineare, se vogliamo, è già stato un successo. E poi riuscire a far parlare questo frammento, utilizzare i nostri strumenti e rivelare la verità. Questa è stata la sensazione di noi studiosi.